Capaci con Dentro la Notizia, l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Andiamo a sfogliare i quotidiani di quest'oggi, martedì 3 aprile. Allora, c'è tempo fino alle 12 per quanto riguarda la città di Civitavecchia e le prossime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio di presentare per i futuri candidati a sindaco, ovvero la propria candidatura, nonché le liste collegate. Ora scopriremo qual è l'attuale situazione e più tardi, attraverso i quotidiani telematici, vedremo se ci sono degli aggiornamenti. E poi, naturalmente, movimenti all'interno proprio del mondo politico per quanto riguarda proprio le elezioni. E novità dal punto di vista culturale, iniziative che sono state organizzate e realizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Ma andiamo insieme a sfogliare i quotidiani e iniziamo con la provincia. Guerrini torna nel Partito Democratico, ma la sua componente è frammentata. Scoppia la pace tra il medico e l'onorevole dopo l'uscita delle scorse settimane. Sull'ipotesi Luciani vice sindaco, le larghe intese attaccano accordi per le poltrone. Ed ecco qui, come vi anticipavo, oggi è l'ultimo giorno per la presentazione dei nomi. Elezioni a Civitavecchia, mancano ancora delle liste, a Lumiere incognita PRC. Proseguiamo con lo sfogliare la prima pagina e troviamo in apertura una notizia riguardante la città di Santa Marinella, ovvero si torna a parlare del castello di Santa Severa. Oltre 500 persone per il castello. Straordinaria risposta per la manifestazione sul futuro del maniero. Il sindaco bacheca subito un tavolo con la Regione Lazio. E proseguiamo e andiamo all'interno del quotidiano e passiamo a pagina 3. Dove troviamo nuovamente l'articolo che abbiamo visto dalla prima pagina. Mauro Guerrini rientra nel PD. Pace fatta tra il medico e l'onorevole, ma la componente un'altra città è possibile, è ormai frammentata. Pietro Tidei illustra un nuovo punto del suo programma, la marinicoltura e l'allevamento di pesci nelle gabbie. Il deputato del PD: si tratta di un progetto compatibile con l'ambiente che sicuramente porterà occupazione. Ma andiamo insieme ad approfondire questa notizia ascoltando proprio questo servizio andato in onda all'interno del telegiornale dell'Alto Lazio ieri sera. Sicuramente non mancheranno le sorprese dell'ultima ora nella composizione delle liste. La prima, sicuramente una delle più roboanti, è quella legata al rientro di Mauro Guerrini nel Partito Democratico. La lista Democrat è ancora avvolta nel massimo riservo, ma secondo ambienti vicini allo stesso PD, che non a caso oggi ha diffuso una nota a firma del segretario Patrizio De Felici in cui si invitano il medico e la sua componente a superare le divisioni e i contrasti che li avevano portati ad uscire dal partito, il nome di Guerrini è tra i 24 candidati al Consiglio Comunale. Una scelta che non ci entusiasma, ha commentato il presidente della componente Un'altra città è possibile, Liviana Lancia, che non si sbilancia sul futuro ormai prossimo. Al nostro interno c'è stata una frammentazione, spiega, non possiamo ancora ufficializzare quale sarà il percorso da seguire. A questo punto ci sarà solo da verificare se Guerrini sarà l'unico della sua componente in lista oppure se insieme a lui ci saranno altri 3-4 candidati a lui vicini, come chiesto a suo tempo dal Partito Democratico. Intanto il candidato sindaco del centrosinistra Pietro Tidei mette in evidenza un nuovo punto del suo programma elettorale, ripescando fra i progetti del passato la marinicoltura, l'allevamento di pesci e altro in mare aperto grazie a delle gabbie. Si tratta, ha detto Tidei, di un progetto compatibile con l'ambiente e che sicuramente porterà occupazione. Bene, abbiamo approfondito quindi la questione relativa al PD per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative. Proseguiamo con la lettura del nostro quotidiano e torniamo a pagina 3. Aumentano le lamentele dei cittadini, ancora segnalazioni di disagi in zona La Scaglia e tra questo spunta anche l'amianto. Un fatto di cronaca riguardante il porto, crocerista colpito da un ictus, salvato dalla capitaneria di porto, intervento sulla nave Melody salpata da Civitavecchia. E lo riprendiamo dalla prima
elezioni, all'appello mancano ancora numerose liste. Per consegnare ci sarà tempo fino alle 12 di oggi. Proseguiamo con la lettura e ancora naturalmente politica, pagina 4, e si trova la notizia riguardante Luciani, vice sindaco, larghe intese e accordi per le poltrone. Il comitato elettorale che sostiene Gianni Moscherini critica la scelta del centro-sinistra. Sul nome di Marco Di Gennaro, è evidente che se uno passa da sinistra a destra è un traditore, se avviene il contrario va tutto bene. L'assessore regionale Mariella Zezza ha incontrato i candidati di Città Nuove, proporranno idee di sviluppo. Ma anche riguardo a questo argomento andiamo a capirci un poco di più ascoltando questo servizio. Il comitato delle larghe intese punta il dito contro il centro-sinistra e il suo candidato sindaco Pietro Tidei, che spiegano nomina lo scudiero Luciani come suo prossimo vice sindaco, bastonando forse le aspettative di chi, anche nel PD, di poltrone non ne voleva neanche sentirne parlare. Secondo il gruppo che sostiene Giovanni Moscherini, Tidei pensa sì al futuro, ma non a quello della città, di chi è disoccupato, aggiungono, del territorio, del turismo e del commercio. L'epoca dei mercanti, del baratto da bassa lega, della politica fatta con due spicci, doveva essere finita da tempo. Ma Tidei non sembra pensarla così, la nausea inizia a prendere il sopravvento, soprattutto poi se si guarda il caso di Marco Di Gennaro, ex segretario dell'UDC, ora candidato nel centro-sinistra. Se una persona passa da sinistra a destra, aggiungono, è un traditore, mentre se avviene il contrario va tutto bene. Ebbene, siamo convinti che la verità premia sempre e dire quindi che Di Gennaro è un trasformista sicuramente ci garantirà il paradiso. Intanto nel weekend appena passato l'assessore regionale al lavoro, Mariella Zezza, ha incontrato tutti i candidati di Città Nuove che parteciperanno alle prossime amministrative a Civitavecchia. La nostra, sostiene l'assessore Zezza, rappresenta una realtà solida e concreta che si è affermata in regione e che si sta diffondendo in tutto il Lazio. Ha poi ribadito l'importanza di Città Nuove nel panorama politico locale. Non mancheremo, aggiunto, di proporre idee e progetti di sviluppo che sono attualmente parte integrante dell'azione amministrativa portata avanti in regione attraverso una campagna d'ascolto seria che veda protagonisti i cittadini, perché è da loro che la politica deve ripartire. I nostri candidati saranno impegnati in questo perché anche Civitavecchia, come altre realtà regionali, necessita di una politica che si dedichi interamente allo sviluppo, all'occupazione, ai giovani e al cittadino, per puntare in alto al fine di incrementare quella sinergia indispensabile per avvicinare la politica al cittadino. Abbiamo ascoltato anche il punto di vista della coalizione opposta, ovvero le larghe intese. Continuiamo con i nostri quotidiani e proseguiamo con pagina 4, dove troviamo anche un intervento di uno dei candidati a sindaco, ovvero Giovanni Ghirga, in campo. Aumentiamo la sicurezza. Pirgo, il candidato punta alla riduzione del rumore legato alle attività dei locali. Tecnici al lavoro per riparare una condotta idrica a San Gordiano. L'assessore alle manutenzioni Giancarlo Frascarelli fa il punto sull'intervento eseguito in periferia. In effetti c'era una grossa perdita di acqua e ora è proprio in vista della Pasqua e Venerdì Santo, e a Civitavecchia si terrà la tradizionale processione del Cristo morto, e è stato definito il percorso per la processione del Cristo morto. Si partirà da Piazza Leandra per proseguire su via Piave, via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Emanuele, largo Cavour, largo Prebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Novazzi, via Le Baccelli, via Strambi, via Bernini, per poi tornare indietro fino a far ritorno a piazza Leandra. Andiamo avanti. Oh, scusate, qui abbiamo dimenticato di leggere questa notizia, comunque importante, perché una pioggia di euro per il restyling degli alloggi, lo rende noto il delegato alla casa Marco Costanzi. Stanziati dalla regione 1,3 milioni per la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana. E ora invece passiamo a leggere pagina 5 del quotidiano, dove si cambia completamente argomento e si parla di cultura. In apertura troviamo, come vi anticipavo ad inizio
proprio della trasmissione di quest'oggi, di un'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio. Al Traiano riflettori sul Requiem di Mozart, nuovo appuntamento con la musica di qualità targato Fondazione Caricib. Sul palco 3 cori, 4 solisti e l'Orchestra Sinfonica di Civitavecchia. Ma andiamo ad ascoltare le interviste realizzate per noi da Daria Geggi. Dopo il successo di Carmen, al Traiano torna la musica, una musica targata Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e diciamo uno spettacolo tutto civitavecchiese. Sì, diciamo che la Fondazione già nel 2002, se ricorda, fece quella 6 giorni di musica estiva con la musica etnica, musica lirica e musica jazz. E da allora ha ritenuto che di accettare sempre i progetti che venivano proposti e relativi alla musica, la musica lirica in particolare. Ricordato lei il concerto di Capodanno, le opere, siamo arrivati a 9 opere con la rappresentazione ultima della Carmen e sicuramente andremo avanti su questo tipo di discorso. Quello che riguarda il progetto di cui invece stiamo parlando oggi è un po' un discorso particolare perché è un progetto che viene attuato da un'orchestra locale e per la quale la Fondazione ha fatto molto, ha ritenuto di fare molto quando nel 2006 ci venne proposto il progetto. Noi abbiamo partecipato, penso in maniera anche abbastanza importante, affinché l'orchestra si costituisse. È stata sicuramente una bellissima idea e noi continueremo a sostenere questo tipo di iniziativa proprio perché crediamo che la musica sia importante e che piaccia ai civitavecchiesi. Quindi noi al servizio sempre della collettività siamo sempre pronti ad accettare i progetti che ci vengono proposti senza mai chiaramente sostituirci a nessuno. Partiamo dall'inizio. Noi siamo partiti nel 2006 come orchestra giovanile e grazie alla lungimiranza della Fondazione Caricib abbiamo avuto la fiducia che ci ha consentito di arrivare alla costituzione di questa orchestra sinfonica. Orchestra sinfonica di 40 elementi in cui sono presenti tutte le famiglie orchestrali per questa grossa produzione, il Requiem di Mozart, una delle composizioni più note e più famose di Mozart, con, come dire, un fronte costituito da 110 coristi e 4 solisti selezionati mediante una audizione pubblica. E quindi il pubblico si deve aspettare un grandissimo momento di musica. Sarà proposta la versione di Susmaier, la ringrazio per questa domanda perché effettivamente sono tante le versioni del Requiem che si possono proporre. Noi offriremo quella di Susmaier in una edizione critica del 2006, quindi recentissima. Lodevole, come sempre, iniziativa targata appunto Fondazione Cassa di Risparmio e che coinvolge il Teatro Traiano. Proseguiamo con la lettura di pagina 5 del quotidiano La Provincia, ma questa volta passiamo a parlare dei più piccolini, ovvero carabinieri tra gli studenti durante una lezione sulla legalità, venerdì scorso al Liceo Scientifico Galilei. E ora invece polemica da parte degli abitanti di San Gordiano e Boccelle, raccolta firme contro la concessione trentennale del Parco Spigarelli. Numerosi cittadini presenti all'incontro di domenica, ovvero stiamo parlando del Comitato San Gordiano-Boccelle. Ancora altra volta, diciamo, nuovamente in risalto i più piccini. Successo per Sperimentando l'archeologia, si chiude la 7ª edizione del progetto promosso dalla Proloco alle Terme Taurine. Tra le novità i laboratori di arti circensi e l'arco e la sua storia. E ora torniamo a parlare della Pasqua. Precetto pasquale, tradizionale appuntamento in cattedrale. Ieri mattina la solenne messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, Luigi Marrucci, presenti numerose autorità civili, rappresentanze delle forze armate ed associazioni combattentistiche e d'arma. Passiamo ora invece a sfogliare il Messaggero di quest'oggi. Anche qui in apertura troviamo la politica e soprattutto la politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Infatti il Messaggero
apre proprio con la dichiarazione Pincio 9 aspiranti sindaci. Oggi scade il termine per la presentazione delle candidature per le amministrative del 6 e 7 maggio. Guerrini torna nel PD e Ricotti correrà da sola, con Moscherini 7 liste. Ora una notizia importante per quanto riguarda la città di Civitavecchia, ma anche il suo comprensorio, la delegata Saladini, accordo vicino tra i comuni per la realizzazione del nuovo canile. Quindi forse si riuscirà a risolvere questa lunga situazione che coinvolge i nostri amici a quattro zampe, che purtroppo stava chiudendo il canile a Civitavecchia con tutti i suoi problemi, che più volte sono comparsi nei quotidiani, ma sembra che tra i comuni di Civitavecchia, Lumiere e Tolfa si sia raggiunto un accordo. E infatti questo canile sorgerà al confine tra la città e a Lumiere, dovrebbe essere nella zona di Tramontana. E ora si passa in apertura, troviamo una notizia riguardante la città di Santa Severa, case popolari, troppi dubbi, contestati prezzi di vendita ma anche affitti e la cessione senza graduatoria. Santa Severa, l'opposizione presenta una denuncia alla finanza. E qui una fotonotizia per gli amanti della serie televisiva RIS, le indagini del RIS ripartono dal porto. Infatti ieri c'era l'attore Fabio Troiani, se non sbaglio, insieme al capo del RIS, l'attrice che ora non mi viene il nome, stavano proprio giù al Molo 21 per le riprese e credo che proseguiranno anche oggi, quindi per gli appassionati e gli amanti di questa fiction e di questi attori potete accorrere e partecipare e vedere le riprese del RIS. Proseguiamo e passiamo e troviamo in apertura la notizia riguardante la cittadina di Tolfa, piano cimitero, nuove regole per tombe e cappelle. Una bellissima iniziativa degli alunni della scuola dell'alberghiero, stasera cena alla chiesa di Santa Maria, i ragazzi dell'alberghiero cuochi per i clochard. C'è solamente che congratularsi con questi ragazzi. Proseguiamo con lo sfogliare quotidiano, pagina 31 del Messaggero, e troviamo nuovamente in apertura la notizia riguardante la politica. Comunali, 9 in corsa per il Pincio, a mezzogiorno scade la presentazione delle candidature, Ricotti lascia Ghirga e corre da sola. Guerrini ricuce lo strappo col PD, giallo sul ripensamento. E in spalla al Messaggero si torna a parlare di mercato. Commercianti divisi sui lavori, Nuovo San Lorenzo, via la Croce Centrale, contestati anche i box. Quindi il mercato prosegue tra polemiche e non solo. E ora si parla del centrodestra, Moscherini, 7 liste lo sosterranno. Proseguiamo con la lettura Messaggero, pagina 32, e troviamo in apertura la notizia riguardante la città di Santa Severa, in particolar modo gli alloggi popolari. Irregolarità sugli alloggi popolari, le case sarebbero state vendute senza seguire una graduatoria e a prezzi superiori a quelli stabiliti. Tante segnalazioni di cittadini, l'opposizione denuncia il caso alla finanza. Ancora Santa Marinella, rifondazione, piano aziendale per salvare la multiservizi. Andiamo a leggere. Il partito contrario alla nomina di un tecnico. E ora in breve anche qui troviamo Cristo morto, deciso il percorso della processione, ma andiamo ad ingrandire perché eccoli qui, sono i due attori, primo Chuck della fiction di Canale 5, la serie RIS riparte da un delitto al porto, circa 40 comparse locali accanto ai protagonisti Fabio Troiano ed Euridice Axen, che eccoli qui nella foto. Quindi per chi vuole andarli a conoscere o vederli di persona li troverà proprio al Molo 21. Anche qui troviamo la notizia riguardante la manutenzione San Gordiano, riparata la perdita d'acqua. Incontro alla piazzale della gioventù del Duca tra soddisfazione e rinuncia. Il campione di pallanuoto ha parlato ai ragazzi della sua lunga esperienza sportiva.
Sempre qui a piedi pagina troviamo una notizia riguardante la patrona della città, il prossimo evento che si terrà a Civitavecchia il 28 aprile, Santa Fermina, gare di pesca con canna ed apnea. E ora una notizia, diciamo, che coinvolge sempre la Fondazione Caricib, convegno cellule staminali, ricerca e applicazione pratica con le nuove tecniche. Bene, ma ora prima di passare a sfogliare le pagine sportive lascio la linea a Luce Verde, l'aggiornamento sulla viabilità. A Ronciglione vige il divieto di sosta con rimozione forzata in molte vie e piazze del centro storico per lavori fino al 30 aprile. A Sora è istituito il divieto di sosta in via Simoncelli per lavori di potatura fino alle ore 13 del 6 aprile in fascia oraria 7-13. A Roma in via La Spezia tra via Orvieto e via Foligno possibili ritardi delle linee bus per lavori di rifacimento del manto stradale dalle ore 9 alle ore 13. A cura dell'assessorato alla mobilità della Regione Lazio e dell'ACI. Bene, dopo aver saputo qual è l'attuale situazione della viabilità andiamo a sfogliare le pagine sportive dei quotidiani. La provincia e si riparla nuovamente del Civitavecchia Calcio. Ricordiamo che il Civitavecchia Calcio lo scorso fine settimana ha battuto la Palestrina, che era un storico rivale, ovvero era il contendente con cui lo scorso anno si era battuta proprio per riuscire ad entrare in Serie D. E andiamo a leggere i commenti che ci sono a seguito di questo incontro. Serie D, la Vecchia vede la luce in fondo al tunnel. Risultati favorevoli nel weekend per la squadra di Patron Clemeno. Le rivali non prendono punti. Perdono le concorrenti per la salvezza. Anziolaminio, Cintia, Boville, Monterotondo, Selargius e Bacoli. Vincono solo Sora e Sant'Elia, prossimo avversario dei nerazzurri. Anche il calendario è in discesa. E sempre parlando di Civitavecchia Calcio, domani si riunisce il direttivo, riunione convocata per le 16 presso la sede di Via Bandiera. Ancora calcio Serie D, play off, play out, ecco come funziona il regolamento del post season di Serie D. Continuiamo a parlare di calcio, ma di prima categoria volano CPC, Santa Severa e Virtus Ladispoli. La Lumiere impatta 0-0 col Garbatella, la DM84 incassa un poker dal Monte Spaccato. Battute rispettivamente Passoscuro 3-1, Real Civitavecchia 4-2 e Magliana. Seconda categoria cade 3-1 la CSL, vincono San Pio e Santa Marinellese. Andiamo avanti, proseguiamo con la lettura del quotidiano La Provincia, ma cambiamo sport e ora parliamo di pallavolo Serie C maschile. Scivolone Sartorelle e Serramenti al Palazzetto dello Sport passa a sorpresa il San Paolo Ostiense per 3-2. I civitavecchiesi avevano dominato l'inizio partita portandosi sul 2-0, poi vistoso calo di rendimento. Coach e Pignatelli, abbiamo fatto noi il bello e il cattivo tempo, siamo scesi tecnicamente, non fisicamente. E stasera, altra occasione per la Sartorelli Serramenti, di nuovo in campo alle 21 arriva il Nepi. Parliamo di pallavolo Serie C, un successo che vale oro. La Privilege CV Volley supera 3-1 l'Arice e si rilancia per la lotta salvezza. Pallavolo femminile Serie C. Una sconfitta che lascia il segno, Tirreno Power KO 3-0 in casa della Fortitudo Piazza Tevere, il presidente Gatti al vetriolo. Qualcuna sembra aver perso la voglia di giocare. Ora parliamo di calcio a 5, Atletico a Valanga, si riaccende la speranza, conquistare la vetta non è impossibile. E invece per quanto riguarda la ginnastica ritmica, grande riuscita per il trofeo Primavera. Proseguiamo e passiamo a pagina 11 del quotidiano La Provincia e parliamo ora di rugby. CRC adesso è dura.
I civitavecchiesi perdono malamente lo scontro salvezza. Il Piacenza si impone in casa con un netto 32-10, si complicano le cose in classifica. Coach Mazzarini, non dobbiamo assolutamente tirare i remi in barca. Parliamo di tennis e soprattutto di un evento che a Civitavecchia raccoglierà molti appassionati e non solo, anche curiosi. Ovvero, tutto pronto per l'ITF Women's Tour, in scena sulla terra del DLF, ovvero dopo lavoro ferroviario, dal 14 al 22 aprile. Domani alle 17 la presentazione ufficiale del torneo tutto al femminile, che ha sempre portato e ha sempre avuto un grande pubblico. E ora passiamo a parlare di karate. Applausi a Santa Marinella per il terzo trofeo Stella Polare. La kermesse è andata in scena domenica scorsa al Pala De Angelis. E ora invece parliamo di Taekwondo. Irene Novelli è d'oro, Valerio Ferreri d'argento. I due atleti del Gabbiano brillano al campionato interregionale di combattimento. Proseguiamo con la lettura della provincia e ora si parla di basket. La Valentino chiude da reginetta del girone. Nell'ultima di campionato la Santa Marinellesi supera nel Latina 54-44. Le ragazze di Precetti impegnate nei playoff dal 23 al 25 aprile. E ora invece hockey in line Serie B, i Pirati tornano alla vittoria, il Genzano è stato battuto per 11-6 sul campo di Ariccia. Passiamo a parlare di podismo. Dopo Roma, l'Airone vola verso l'Ecomaratona di Tolfa. Ancora sport, sono molte le notizie quest'oggi e ancora la provincia. Parliamo di pallanuoto femminile Serie A2. La Roma vince al Foro Italico 17, Rabbia Coser Privilege. Sotto feroce accusa da parte delle civitavecchiesi la direzione arbitrale. Pallanuoto, ancora ci sono state solo alcune incomprensioni, Chiricozzi e Cardaccio sulla presunta spaccatura. I due giocatori della Tirrina, abbiamo sposato il progetto legato alla crescita dei giovani. Ancora pallanuoto, Tirrina KO contro il Rari Nantes. E ora parliamo di pesca sportiva, uscito il cartellone 2012. Pronto il calendario delle gare per i festeggiamenti di Santa Fermina, realizzato da Pier Federici e dal presidente della Compagnia del Mare. Ritorniamo a parlare di pallanuoto. Maschile serie promozione, Marinella superata nel finale, il Samo Nuoto vince 7-6, rimonta al Pala Enel. E il Centuncelle stasera sarà di nuovo in vasca. Ma ora passiamo a sfogliare la pagina sportiva all'interno del quotidiano Il Messaggero, ovvero pagina 33. In apertura troviamo nuovamente la notizia riguardante il Civitavecchia Calcio. Civitavecchia aumentano i pretendenti. Il gruppo di Paolo Iacomelli in pole position per entrare nel club, ma non è il solo. Si ingarbuglia quindi la trattativa per i nuovi soci, ci sarebbe anche una cordata locale. Terzigni chiede il rinvio del direttivo in programma domani pomeriggio. E ora parliamo invece di pallavolo, la Privilege batte la Riccia e ipoteca la salvezza. Sartorelli invece spreca, avanti per 2-0 e cede al tie break. Ok in line, i Pirati superano il Genzano per 11-6 e tornano finalmente a sorridere. Basket femminile, Valentino, Brutta e Vincente con Latina, ultimo atto della regular season 54-44. E ora si parla qui di bocce, Cracolici porta in alto la Gedila. C2 maschile, sempre basket, la cestistica affonda col San Paolo. Concludiamo con l'importante tennis, con l'importante sport, in vista proprio del prossimo appuntamento, l'Aureliano conquista i playoff scudetto, decisivo per la qualificazione e il successo in rimonta sulla Canottieri Roma per 4-2. Bene. Per quanto riguarda questa prima parte abbiamo concluso. Io saluto gli ascoltatori di Radio Stella Città e gli auguro di trascorrere una buona giornata, mentre per i telespettatori Provincia TV una breve break pubblicitario e poi proseguiremo con la lettura dei quotidiani. A fra poco.